Brovinz, notizie, attualità e eventi nella provincia di Roma. Una tangenziale per liberare Subiaco dal traffico. I just wanna dance! Yeah. Sono arrivati all'ultimissima fase i lavori della nuova tangenziale che collega la strada Sublacense e la provinciale per Montelivata nel comune di Subiaco. Lunga più di 2 chilometri, la tangenziale è un'infrastruttura importantissima perché libera il passaggio delle auto dal centro di Subiaco, permettendo il raggiungimento delle località turistiche e religiose della zona senza gravare sul traffico della Sublacense. È un'opera preziosa per Subiaco, ma anche per tutto il territorio, spiega il presidente della provincia Nicola Zingaretti. Questo ponte è importante per tutto il territorio provinciale perché aiuta, come altre grandi opere pubbliche, ad aumentare e rafforzare la competitività del sistema provinciale. Tra le altre infrastrutture che verranno inaugurate dalla provincia a breve scadenza c'è la Nomentana Bis, che fa parte di un programma di grandi opere per le quali in questi anni sono stati investiti più di 100 milioni. I just wanna dance! Le prelibatezze della provincia conquistano Londra. Deliziosa! Porchetta da riccia, olio della Sabina, salumi artigianali, vino dei Castelli e l'inconfondibile pane di Genzano. La cucina romana ha fatto un figurone alla Fiera di Londra, la Dolce Vita, vetrina dedicata alle eccellenze italiane nel Regno Unito ed evento per appassionati di gastronomia. Tantissima gente ad assaggiare i prodotti romani con lo stand della provincia di Roma letteralmente preso d'assalto dagli inglesi. Anche il presidente Nicola Zingaretti ha voluto fare tappa per dare il suo contributo e promuovere le prelibatezze che rendono Roma una delle grandi capitali della cucina europea. Il nostro paese non ha né miniere d'oro né di diamanti, dice Zingaretti, ma un patrimonio di prodotti enogastronomici di inestimabile valore. Abbiamo portato l'olio, un cult romano come biscotti gentilini, quindi abbiamo offerto un'opportunità in un momento di crisi alle piccole e medie imprese di aumentare i propri fatturati guardando a mercati che invece crescono e nei quali il Made in Italy è molto importante. Il progetto però non finisce qui, perché nel mese di maggio anche 16 studenti dell'Istituto Alberghiero di Marino voleranno a Londra per il progetto di formazione Ambasciatori del Gusto, stage di 2 settimane nella capitale britannica per migliorare le capacità nel settore. Con Rebibbia on the Wall, l'arte colora il carcere. Rendere la reclusione in carcere un momento di vera riabilitazione, fare in modo che l'arte possa tirare fuori il meglio dai detenuti. Nasce con questo intento Rebibbia on the Wall, il progetto ideato dall'associazione Walls, vincitrice del bando della creatività Provincia di Roma. Grazie a Rebibbia on the Wall, 15 detenuti, insieme a importanti artisti, hanno lavorato negli impianti sportivi del penitenziario romano, realizzando decorazioni e murales, con l'intento di ricoprire con belle tinte colorate le pareti grigie dell'area. Vedere quanto l'arte possa cambiare le persone, racconta il curatore Simone Pallotta, è stata la soddisfazione più grande. Per me è stata un'occasione di sperimentare quanto il mio lavoro, quindi come quello di curatore di arte pubblica, possa andare veramente a lavorare sulla realtà che ti circonda e in questo caso anche dentro al carcere. È bello che la provincia cerchi la creatività anche in luoghi come il carcere, gli fa da eco il responsabile di Roma Provincia Creativa, Giampaolo Manzella. Ma sicuramente è un progetto utile alla vita del carcere, utile a questi detenuti perché, come abbiamo sentito la frase con cui ha finito Rega dicendo che questo è un progetto che li aveva fatti sentire liberi, forse la più bella di tutte. Partito nel 2010, oggi Rebibbia on the Wall diventa anche un caso editoriale. A partire da quell'esperienza, infatti, sono stati realizzati un documentario curati dalla Lada Film e un libro fotografico di Achille Filipponi. Immigrati, i corsi per i mediatori civili di domani.
provengono dall'Asia, dall'Africa, dalle Americhe e da tutta Europa, lavoratori regolari qui in Italia che ora hanno la possibilità di diventare mediatori civili per poter rappresentare i diritti degli immigrati e favorire l'integrazione degli stranieri nel nostro paese. La provincia di Roma ha infatti pubblicato un avviso pubblico per un corso per mediatori civili riservato a immigrati regolari residenti nel territorio. Per il presidente Zingaretti, un modo di costruire politiche serie di integrazione. Formare dei mediatori rispetto a queste comunità ci permetterà di conoscere meglio, di semplificare la vita a tutti, di avvicinare le comunità allo Stato, ai suoi diritti e a chiarire i doveri. Il corso avrà una durata di 70 ore, nelle quali i partecipanti saranno formati nella figura di mediatore civile, con il compito, cioè, di riconciliare le parti avverse nei contenziosi civili. Per questo, ad impartire le lezioni, saranno esperti di materie culturali migratorie.